Cari amici, buon pomeriggio e buonasera. Palazzo Nervegna, tre amici di Studio 100, tre personaggi importanti della politica brindisina. Vado subito a salutare Gianluca Quarta, consigliere comunale di Forza Italia. E, Buonasera, buonasera. insomma, rapporti molto tesi tra Confindustria e il comune e, attenzione, fino a prova contraria, Brindisi è una città industriale, questo lo dicono i dati dell'occupazione, il PIL, poi non lo so, fra 10 anni avremo altre cose, però per ora Brindisi è una città con un'economia di carattere industriale molto importante e quindi poi c'è un mondo delle imprese molto variegato che va dalla portualità alla chimica e all'aerospazio. Uno dei poli più importanti del settore a livello nazionale. E allora, rapporti tesi non fanno bene a nessuno in nessun campo. Io vorrei sentire gli amici che sono qui, cominciando da Gianluca Quarta, Forza Italia. E perché accadono queste cose? Beh, sinceramente io vedo un Riccardo Rossi molto teso, lo vedo molto teso su diverse questioni oramai negli ultimi periodi. Mi è dispiaciuto comunque in generale ascoltare una risposta così forte da parte del sindaco, perché comunque il sindaco, il primo cittadino, dovrebbe avere secondo me anche un aplomb diverso nel modo di interfacciarsi anche dall'altra parte, però Ma credo. Marcucci ha ragione. Ma guardi, al di là poi di chi ha ragione Cioè, ha o chi ha ragione a dire che il torto, comune è immobile. sicuramente, noi lo diciamo dal primo momento, non vediamo un'amministrazione molto alle prese a risolvere le varie problematiche della città. E questo lo vediamo dalle piccole cose, parlo dello stradinaggio piuttosto che del decoro urbano, fino ai più grandi temi che in questo momento imperversano hanno imperversato durante la campagna elettorale e fanno parte oramai della vita quotidiana. Quindi non ho visto fino adesso dei grandi exploit di questa amministrazione, vedo gestire solo l'ordinario e molto spesso anche in maniera opportuna, quindi francamente forse il sindaco Rossi dovrebbe fare un po' di mea culpa, stare ad ascoltare un po' più gli altri ed essere un po' meno permaloso. Ecco. Però una cosa io la voglio dire e la ribadisco, e questa l'ha detta anche prima il consigliere Antonino, è un sindaco però che è molto insofferente, che nel momento in cui comunque avverte il momento del contraddittorio, quando c'è qualcuno che la pensa in maniera differente, ha quasi sempre, e lo si è visto con le uscite per esempio nei miei confronti, nell'attaccando, no? Come giustamente diceva prima il consigliere Antonino, attaccando nel personale, offendendo nel personale, avendo queste uscite, noto sempre queste uscite estremamente scomposte, che comunque secondo me non dovrebbero essere comunque da primo cittadino. Al di là di quelle che poi possono essere ragioni dell'uno e dell'altro, secondo me bisognerebbe avere un atteggiamento diverso, più distensivo, più comprensivo e comunque volto al dialogo e mai alla contrapposizione netta. Allora, nell'attesa però c'è una bella cosa, annuncio a sorpresa, il Giro d'Italia farà tappa a Brindisi. Quarta, lo sport a Brindisi, tastiamo il polso a questo settore? Beh, lo sport a Brindisi è sempre stata un'attività che alla città ha dato tantissime Dimostra quanto sei onesto intellettualmente. Soddisfazioni. Dimostra che grazie a Rossi il facciamo bel basket vince a Milano, grazie al sindaco Rossi. Grazie a Rossi abbiamo una squadra in Serie A. Grazie a Rossi Grazie abbiamo a i Rossi ticket di Mezzadi, grazie a Rossi abbiamo. abbiamo le prese stracolme di nuove associazioni Però il sportive. cannelliere è Diciamo, scorretto. diciamo. Una parte del predissesto. Grazie a Rossi abbiamo avuto un sacco di spese, grazie a Rossi abbiamo un sacco di problemi. Grazie a Quindi, Rossi. Grazie, tornando per farci grazie a Rossi. capire a chi ci guarda. No, guardi, dovremmo cominciare a uscire da queste polemiche, perché questa amministrazione noto che quando ha delle colpe le scarica su quelle precedenti, a partire da 20 anni addietro fino ad oggi. Quando
quando ci sono dei meriti sono esclusivamente loro e loro sono i più bravi del mondo. Ma fosse così mi andrebbe anche bene. Però questa amministrazione ha delle grandissime responsabilità, no? Direttore, di certo se lo sport va bene a Brindisi non è sicuramente grazie a Rossi, che al palazzetto lo vediamo da quest'anno, ma fino agli anni passati aveva anche avversato la squadra di pallacanestro e aveva sputato sentenze. Adesso però si va a sedere in prima fila a guardare le partite di basket. Mi fa piacere che abbia cambiato opinione anche su questa cosa, però di certo non è grazie a lui. Ci sono tantissimi sport che vanno bene, Brindisi ha investito tanto in questi anni nello sport, è giusto e doveroso da parte di Rossi e di tutti quelli che, lo hanno preceduto e di quello che verranno anche dopo investire, perché questa è una città che ha dato tantissime soddisfazioni, perché abbiamo avuto grandi campioni e quindi una buona chance che abbiamo, quindi giochiamocela bene quantomeno. Cannalina, quarta. Guardi, quando ci sono queste questi traguardi non hanno neanche colori politici, nel senso che chi fa politica lo fa esclusivamente per il bene della città, giusto? Bene. Quindi di queste, quando ci sono queste positività, bisogna esserne tutti quanti contenti e felici. Spero soltanto, da questo punto di vista, avendo non vorrei che capitasse quello che è accaduto a Roma, però col Giro d'Italia, se sbaglio proprio il Giro d'Italia, che poi sono passati i corridori attraverso la città e sono inciampati e sono caduti nelle buche. Va bene questo. Ci sono risultato. 6 mesi, no? Per ecco, mettere spero che questi 6 mesi con ecco, l'amministrazione si attivi anche per sistemare le strade, perché altrimenti rischieremo di fare una brutta figura. I tempi ci sono e speriamo insomma che tutto vada per il meglio. Per quanto riguarda lo spirito di collaborazione, voglio ritornare a fare un piccolo passo indietro, perché l'assessore Pinto si è congratulato con noi per lo spirito collaborativo. Ma guardi, direttore, noi non siamo un'opposizione che ha mai detto no a tutti i costi, anzi forse siamo stati una delle opposizioni in questi anni più collaborative in assoluto, e questo è testimoniato dal fatto che proprio sulle linee programmatiche, nel primo giorno, nel primo consiglio comunale, l'opposizione si è astenuta. Astenersi, lo sa meglio di me che cosa significa? Significa lanciare comunque un messaggio. C'è Antonino che dice lui no. Sono stato l'unico che ha votato contrario. Però la questione dei principi. Però dissi che quelle linee programmatiche erano apprezzabili. Le abbiamo apprezzate al primo consiglio comunale, ci siamo astenuti e abbiamo dato una possibilità a questa amministrazione. E guardi, in questi mesi di possibilità ne abbiamo date tantissime, abbiamo dato tantissimi suggerimenti, abbiamo proposto tantissimi ordini del giorno che andavano proprio nel solco di voler dare proprio un contributo a questa città. Il problema è stato contrario forse, che spesso e volentieri, anzi quasi sempre, il 90% dei casi, i nostri ordini del giorno sono stati quasi sempre bocciati. Oppure bocciati e immediatamente poi riproposti poi dalla maggioranza. Non c'è stata da parte della maggioranza un'apertura, questo invece è quello che abbiamo notato. Mi è sembrato che quello che è tuo è mio e quello che è mio è mio. Ci è sembrato proprio il contrario. Però noi andiamo avanti, continuiamo a lavorare, continuiamo a proporre, continuiamo a investire in questa città e a mostrare sempre un senso di collaborazione. Poi confidiamo anche nella maggioranza di voler cogliere gli spunti che noi spesso gli lanciamo. Quindi una situazione tesa, difficile, ma che possiamo dire quarta, che l'attuale amministrazione sta gestendo, se sì e se no, in che misura? Io credo che questa amministrazione stia gestendo molto male quello che è il discorso delle finanze pubbliche. Anticipato qualcosa il collega Antonino, in sede di approvazione del bilancio io lo feci presente immediatamente, che il sindaco in maniera molto trionfale fece una conferenza stampa dicendo che oramai l'operazione verità era stata fatta. Lo dissi in fase di approvazione del bilancio, che in realtà non si era fatta nessuna fase di verità assoluta, non si era fatta chiarezza sui conti, anzi l'unica cosa che fu fatta è tagliare qualche residuo qui e là, e esattamente riproponendo quello che era il bilancio che aveva già presentato il commissario prefettizio prima. Quindi quello che in realtà Rossi aveva criticato negli anni addietro
alle precedenti amministrazioni, l'ha esattamente riproposto in fase di approvazione del bilancio, anzi addirittura le dico ha rilanciato, perché i crediti che potevano teoricamente rivenire dall'alienazione degli immobili li ha anche aumentati rispetto ai suoi predecessori, quindi ha fatto proprio un passo in avanti. Noi in più abbiamo, non ci hanno voluto ascoltare, ma le dico anche questa, che ha il sapore quasi di una barzelletta: noi abbiamo proposto come opposizione la rottamazione, proprio perché in questo momento c'è una situazione asfittica delle casse comunali, hanno pensato di portarla in consiglio comunale quando oramai erano scaduti i termini. Quindi stiamo parlando veramente, abbiamo questo perché abbiamo dall'inizio voluto dare un contributo a questa amministrazione, ma alcune volte veniamo anche presi in giro, anzi molto spesso, quando cerchiamo di dare delle soluzioni. E un'altra cosa che abbiamo fatto è stata quella della proposta della cartolarizzazione immobiliare, anche quella è una soluzione che forse, se si fosse fatta un'operazione differente fin dall'inizio, direttore, cioè magari aderendo alla rottamazione, facendo la cartolarizzazione subito e magari non spendendo centinaia di migliaia di euro per un'estate brindisina che ha visto spendere l'amministrazione oltre 500.000 euro, forse quest'anno avremmo potuto evitare di aderire al predissesto e magari avremmo potuto aspettare e magari studiare insieme delle situazioni migliori, cosa che invece non accade, perché molto spesso la stessa maggioranza, gli stessi consiglieri di maggioranza se ne lamentano, perché in commissione bilancio, guardi, della quale io stesso faccio parte, le carte arrivano sempre quasi all'ultimo momento e proprio in fase di approvazione del bilancio o in altri momenti importanti ci siamo dovuti riunire più volte perché la documentazione arrivava sempre in estremo ritardo. Ecco, io credo che nel momento in cui un'amministrazione, o anzi parlo da padre di famiglia, se non ho la possibilità di arrivare a fine mese, di sicuro alla fine del mese di sicuro non me ne vado ai ristoranti, in discoteche o ai feste a spendere. Però se la invitano, sì, ci va al ristorante. Se mi invito gratuitamente, quelle li organizzavo queste cose in gioventù, fino a qualche anno fa. Ma se non ho la possibilità di spendere, sicuramente io non me ne vado ai ristoranti, me ne vado in giro per i ristoranti. Questo invece certo. È quello che accade a questa amministrazione, sapendo di questa situazione economico-finanziaria tragica, difficile, non ha sicuramente, forse non sarebbe cambiato niente, però guardi, con 500.000 euro e chiudo, si sarebbero potute fare comunque altre cose, perché mentre si spendevano questi soldi per comunque gli eventi, c'era una città che era uno stato a livello di decoro urbano tragico, davvero drammatico. Non si è riusciti a ricorrere ai ripari per dare un decoro, mentre si proponevano le foreste nella zona industriale, perché crescevano nel frattempo le foreste all'interno della città di Brindisi per le strade. Vediamo. Si dice così per fatto personale, per fatto personale. Prego. Posso fare non mi fate fare il presidente del consiglio. Io non sto facendo. Che brutto mestiere per faccio fare per fatto personale. Innanzitutto io, e questo ne può dare anche atto l'assessore Pinto, io ebbi un incontro offrendomi tra l'altro di dare una mano in maniera anonima all'inizio dell'amministrazione, proprio per il lavoro che ho fatto per 20 anni di organizzatore di eventi, anche per il comune di Brindisi, ne ho fatti a centinaia, mi ero offerto anche gratuitamente in maniera anonima, lo feci anche durante la commissione attività produttive e non è stata accettata la mia offerta. E probabilmente avremmo potuto risparmiare molto di più, perché c'erano tantissimi artisti brindisini in questo momento. Quando bisogna fare i sacrifici, bisogna chiederli a tutti, bisogna che tutti li facciano. Altrimenti si spendono soldi pubblici senza ritegno, senza contegno. E bisogna dare dei segnali, perché in un momento così drammatico la città sicuramente l'avrebbe capito. Tantissimi artisti brindisini si sarebbero offerti per incontro all'amministrazione e probabilmente si sarebbe potuto fare molto, non dico di più, ma si sarebbe potuto fare molto spendendo molto di meno. E questo segnale è importante, non solo qui, perché gliene posso dire tantissimi segnali che l'amministrazione non ha dato, no? Anche come per esempio lo stesso staff del sindaco, no? Il sindaco Rossi ha vinto una campagna elettorale dicendo, anzi lo ha prima recriminato quando era in opposizione dello stesso PD con il quale oggi va a braccetto,
Beh, questa è una cosa che capita. Sì. Lo ha recriminato quando all'epoca c'era il sindaco Gonzales, poi l'ha recriminato alla Carluccio di aver speso centinaia di mila euro per uno staff, l'ha detto in campagna elettorale che non avrebbe mai assunto uno staff. Cosa ha fatto? All'indomani delle elezioni comunque ha impegnato 400 mila euro per 5 anni per lo staff. Allora bisogna dare dei segnali alla gente, la gente ha bisogno di capire che l'amministrazione vuole fare dei sacrifici. Qua mi sembra invece, come nell'ultimo consiglio comunale, dove tra l'altro avevo proposto di ridurci tutti quanti, non a macchia di leopardo, il 30% l'indennità, e nessuno ovviamente l'ha voluto fare. Allora il segnale è che quando bisogna chiedere, si chiede ai cittadini di fare i sacrifici, quando dobbiamo farli noi, non li vuole fare nessuno. E questa bene, cosa guarda, credo. Quarta, che regionali saranno? Beh, saranno delle regionali molto importanti. Io sarò candidato di Forza Italia a dare una mano a questo partito. Così come lo so, così, quindi spendisce la candidatura a consigliere. Nella vita tutto può succedere, ma c'è una possibilità. Ma certo che c'è una possibilità, sì, no? Perché sarà una logica di partito, che forse lo deciderà, lo sicuro no, lo deciderà il partito. Noi siamo sempre pronti. Chi si candida e entra in politica deve essere sempre pronto di ad Luigi affrontare. Vitali. Vitali, Gino Vitali, che era il coordinatore, che è stato sottosegretario della giustizia. No, io sono entrato in Forza Italia che c'era il coordinatore Dattis, no, perché, quindi non so. Perché poi io non riesco a stare dietro più a tutti questi passaggi. No, guardi, sta con quelle che sono le scelte degli altri, non cioè so. Forza Italia, Dattis c'è ancora. Dattis, quello c'è. E su quello non si discute. Tenete, e meno male che c'è. E meno male che c'è. Candidati. Mauro Dattis, salutiamo anche Gino Vitali. Ogni tanto, lo sapete, a me piace fare battute perché dobbiamo anche stare un po' più allegri, se no tutti sti musi fino alla campagna elettorale abbiamo finito. Certo, perché tanto abbiamo riso per 5 anni alla regione con Emiliano, figuriamoci adesso. È il candidato presidente. Guardi, il candidato presidente ovviamente ancora andiamo a grottarglielo. Non glielo so, sicuramente non sono la persona indicata, dovrebbe chiamare Dattis per chiedere eventualmente. Lo può fare, una bella telefonata, perché no? Chiamate se i numeri ce li abbiamo. Vediamo se riusciamo a parlare con l'onorevole Dattis nel frattempo che chiudiamo. Sicuramente noi ci impegneremo perché questa amministrazione, questo consiglio regionale che ha gestito in questi 5 anni, ha gestito, inutile che lo dica io perché posso sembrare di parte, ma voi potrete firmare qualsiasi, no, ma io sono un cittadino normale, sento sia quelli di sinistra che quelli di destra, e fino ad oggi io francamente non ho sentito una persona che ha voglia di rivotare Michele Emiliano. Questo dall'estrema sinistra all'estrema destra, che ovviamente è più facile. Lei se può dare un consiglio a Emiliano, non di candidarsi. Io sicuramente, no, io invece gli chiedo a Emiliano di candidarsi, perché a noi, e spero che continui a mantenere fermo il pugno duro su questa sua candidatura, perché c'è bisogno di questa sua candidatura a sinistra, e noi speriamo, ci auguriamo che lui mantenga veramente il punto su questa cosa e si candidi, perché dalla xylella, la sanità, le liste d'attesa, i rifiuti, io non credo che in questi 5 anni Emiliano ne abbia azzeccata una di tutte queste cose. Se parliamo di sanità, credo l'altro giorno il servizio delle Iene abbia veramente sconvolto tutti, specialmente nel finale, nella reazione di Emiliano. Io quando ho visto quel segno che ha fatto Emiliano, ti tengo d'occhio, mi sono anche spaventato. Che ha fatto il giornalista, devo dire, perché in quel momento secondo me si è caduto in altri ambiti, ma il servizio che hanno fatto le Iene negli ospedali pugliesi è emblematico di quello che è la sanità pugliese, dello sperpero, della malagestio che c'è stata. Poi non possiamo parlare, ovviamente, non parlare della situazione della xylella. Si è gestito nel peggiore dei modi in assoluto, si è devastato un territorio, e questa è una cosa esclusivamente
ascrivibile alla gestione emiliana. Una mala gestione del genere non credo in nessuna parte d'Italia sarebbe mai potuta avvenire in questo modo. Forse probabilmente non è partita la xylella da Bari, se fosse partita da Bari si sarebbe gestita in maniera diversa. È partita da Brindisi, da Lecce, e quindi forse qualcuno non se ne è occupato proprio per questo motivo. Quindi io mi auguro che dopo 15 anni di disgrazie questa regione possa intravedere un futuro migliore, e sicuramente il centrodestra avrà una grande responsabilità in questa prossima campagna elettorale, e la vogliamo tutta questa responsabilità, di dare veramente un segnale di cambiamento alla situazione che ci ha lasciato la sinistra pugliese. Grazie.